back in ETV. Ciao, Balcony TV Schio. Io sono Marina e oggi con noi abbiamo Les Manouches Bohémiennes. Bel pezzo. Vuoi raccontarmi come nasce? Allora, ciao. Noi siamo Les Manouches Bohémiennes e Federico Zeltron al violino, Marco Penza al contrabbasso, io sono Nicolò Apolloni. E questo pezzo è nato praticamente una sera
abbastanza solitaria in senso buono, nel senso che ero a casa, e, insomma, ero lì sul terrazzo che fumavo una sigaretta, infatti il pezzo si chiama Fumo Notturno. E quindi sì, è nato così questo pezzo. Le Manus Bohemien, chi sono? Noi siamo un trio allora di Vicenza, ci siamo incontrati nel 2009 e abbiamo incominciato a suonare da prima in strada, un po' per gioco, un po' per casualità, diciamo. E all'inizio eravamo un quartetto e abbiamo incominciato a suonare in giro per i locali appunto di Vicenza, poi successivamente siamo diventati un trio e abbiamo incominciato a fare concerti un po' più importanti, jazz club, festival, così. E abbiamo registrato due CD, un primo di brani originali in trio, diciamo che in trio è incominciata un po' la nostra attività un po' più professionale, insomma. Questo CD appunto era un CD di brani originali ed è stata una prima esperienza che ci ha anche un po' educato nei riguardi della musica, diciamo, quindi ci siamo un po' resi conto di cosa potevamo fare. E, musicalmente parlando, abbiamo incominciato a suonare da prima un genere che si chiama manouche, swing manouche o gypsy jazz, che è stato ideato da questo chitarrista francese negli anni 20 che si chiama Django Reinhardt, ed è, diciamo, uno swing zingaro, cioè coniuga lo swing americano di quegli anni con la musica zingara. Ecco, questo è un pezzo celebre. E poi successivamente ci siamo spostati verso lo swing, diciamo, americano, un po' più, tra virgolette, classico, e abbiamo fatto degli arrangiamenti un po' più curati a livello di trio, abbiamo fatto un lavoro abbastanza di fino appunto per suonare in trio, che è una cosa abbastanza particolare nel genere, e abbiamo registrato un CD di brani invece di standard arrangiati da noi, che è il CD ultimo che abbiamo fatto e che stiamo promuovendo, insomma. Jean, che Jean è il nome del nostro amico che ci ha aiutato un signor ingegnere del suono che ci ha praticamente molto aiutato nella registrazione di questo CD e quindi l'abbiamo dedicato a lui. Avete in programma un tour? L'abbiamo fatto, tour è una parola un po' grossa, la chiamiamo gita o giretto d'Italia, niente riferimento al ciclismo. E siamo andati via con un camper per una settimana, abbiamo promosso questo CD, abbiamo fatto dei concerti fino ad Arezzo in Toscana, così. Poi siamo tornati su e abbiamo fatto un concerto a Vicenza, abbiamo promosso questo CD una settimana in giro, sì. Quindi un primo Turino, insomma, c'è stato. Poi più avanti, chissà. Vi siete divertiti? Madonna, quello è indispensabile per quello che facciamo, quindi sì. La cosa fondamentale del disco, perché noi il disco nuovo che abbiamo registrato, la cosa più interessante forse è che, essendo tutto di standard jazz, che appunto abbiamo approfondito questo piccolo lavoro, è registrato in analogico con un registratore del 48 e esattamente come era sul nastro l'abbiamo passato sul CD. Quindi questa è la cosa interessante, che appunto ci ha dato una mano questo Jean-Charles, ingegnere del suono, che salutiamo. Ciao Jean, ciao Jean. Ciao da Balconi TV Schio è tutto.